Thank you.
Agostino Fallara, eccolo qua, allo slalom di San Patello, però neo campione italiano gruppo S, di nuovo per la seconda volta quest'anno, contentissimo, giusto? Sì, molto contento, ce l'abbiamo fatto pure quest'anno, abbiamo ripetuto il titolo italiano e abbiamo fatto un buon risultato veramente. Ecco, lui è modesto, però la sua Violetta, eccola qua tutti quanti, ecco, lui praticamente la ama, giusto? Gli dà un mare di soddisfazioni. Ormai è un frutto veramente che ci tengo molto. Bene, vuoi ringraziare qualcuno, salutare qualcuno, i tuoi fans sicuramente che ti seguono da tutta Italia. Sì, sì, ringrazio i miei fans, ringrazio mio compare Arturo Cartigiano per quello che mi fa nel motore, mio fratello Bruno, ringrazio la scuderia Piloti per Passione, tutti i miei sponsor e tutti quelli che credono sempre in me. Perfetto, Agostino Fallara, neocampione gruppo S, neocampione italiano gruppo S 2021. Grazie. Grazie a voi, ciao. E allora diamo alla classe S4, vince il gruppo S. E la classe S4, il campione italiano slalom 2020-2021, Agostino Fallara. Classe e gruppo, eccolo qua. Anche il gruppo, doppia coppa per lui, insomma abbiamo fatto indigestione di coppe, anche se non fanno mai male, Agostino. Una è dedicata a Salumiano, come è giusto che sia, un applauso al nostro Agostino Fallara. La classifica assoluta, decimo, finale, il numero 21, Giovanni Priolo. Nono classificato, il numero 11, Eugenio Catizzone. Ottava piazza assoluta per la numero 31, Angelica Giamboi. Posto 7 assoluto per il numero 29, Alfredo Giamboi. Sesta piazza assoluta per il numero 6, il numero 37, Agostino Fallara. Quinto agli scacchi, numero 6, Infortuna Francesco. È a casa. Quarto assoluto, il numero 1, Giuseppe Bellini. Andiamo al podio assoluto, podio basso di giornata per il numero 4, Gaetano Piria. Podio di mezzo, quindi seconda posizione assoluta di gara per il numero 7, Carmelo Scaramozzino. E una lotta davvero senza quartiere, devo dire, prima di consegnare la Coppa del Vincitore, che Gaetano Piria ha dato fondo davvero al suo reportero velocistico, si è complimentato con Carmelo e con Gaetano. Gaetano e Carmelo, che sono stati divisi da pochi decimi, hanno veramente infiammato questa 12ª edizione dello slalom fra Gallica e San Patello. È difficile individuare meriti maggiori o inferiori quando il distacco è così ridotto. C'è sempre un vincitore, un secondo e un terzo, ma devo dire che il podio assoluto di questo slalom di San Patello è rappresentato da due generazioni di grandi piloti locali, Gaetano Piria, Carmelo Scaramozzino, e oggi vincitore di giornata del 12esimo trofeo di San Patello, valido per la Coppa Italia di zona e per il Challenge Calabria, il numero 3, Gaetano Rechichi. Più anni di gare Carmelo e Gaetano di quanti anni di vita ne abbia Gaetano, ma è bello vedere che ci sia una continuità agonistica a così alta quota. Un applauso a tutti voi. Grazie davvero ai nostri 10, ha consegnato Don Rocco Morabito, straordinario.
offerto dagli amici il premio che Rocco Morabito, Tanino Paladino, Mimmo Giustra, Lillo Perrone, chi altro c'è? Bruno Aloi e Piero Cosoleto, quindi una speciale platea, sei grandi personaggi del motorsport che offrono la coppa del vincitore assoluto di giornata. Grazie a tutti di essere stati in nostro...